primo trapianto seguito da successo venne eseguito a Boston la vigilia di Natale del 1954. A quei tempi non esisteva la terapia immunosoppressiva e quindi fu necessario fare questo trapianto tra due gemelli monocoriali, cioè tra persone assolutamente identiche. Questo perché, essendo geneticamente identiche, il sistema immunitario non era in grado, non poteva, perché si trattava appunto di organo assolutamente identico al donatore, sviluppare una reazione di rigetto. Chiaramente questa non era la strada per lo sviluppo dei trapianti, perché dovevamo trovare persone identiche di cui uno stava male e l'altro voleva donargli il rene, e quindi piano piano si iniziò a studiare quale poteva essere delle terapie, delle strategie per ridurre la reazione di rigetto, e questo è stato uno sviluppo molto importante, lento, che è durato tanti anni, è durato almeno una trentina di anni, e con successi e insuccessi, perché all'inizio si tendeva a immunosopprimere troppo il paziente per evitare la reazione di rigetto, con la conseguenza che il paziente moriva. Perché quando noi utilizziamo dei farmaci che riducono le capacità di difesa dell'organismo, queste non sono selettive verso il rigetto, bloccano anche la risposta delle infezioni, fino ad arrivare a dei farmaci sempre più raffinati, quali sono quelli che noi oggi utilizziamo, che ci consentono di ridurre la reazione di rigetto in sicurezza senza aumentare la mortalità del paziente. Oggi la maggior parte dei trapianti hanno ottimi risultati di sopravvivenza, e per quel che riguarda il rene, nell'85-90% dei casi vi è una sopravvivenza a 5 anni dell'organo e del paziente, ovviamente. Gli ultimi dati dicono che a 15 anni può arrivare il 75% degli organi che sono trapiantati, quindi sono risultati assolutamente impensabili all'inizio della trapiantologia e impensabili anche all'inizio degli anni 2000. Quindi negli ultimi 10 anni vi è stato veramente un grosso miglioramento e una grande opportunità per i pazienti di ricevere un trapianto senza avere gravi complicazioni e quindi di poter vivere serenamente. La storia dei trapianti in Italia scorre ovviamente parallela e non ha partecipato allo sviluppo scientifico della trapiantologia, ma la storia dei trapianti in Italia inizia appunto 50 anni fa, inizia 50 anni fa con il primo trapianto di rene che venne effettuato a Roma, al Policlinico Umberto, dall'equipe guidata dal professor Paride Stefanini. Si trattò di un trapianto da donatore vivente in cui una giovane di circa una ventina d'anni ricevette un organo che era stato prelevato a un altro donatore vivente. Da allora il problema grosso che venne affrontato fondamentalmente dal professor Cortesini è stato quello di introdurre la legislazione in Italia per consentire il prelievo dai donatori deceduti, il che significa persone che sono deceduti e che si trovano in una condizione di morte cerebrale. Non esisteva allora una legge che regolasse questo tipo di prelievo e quindi fu necessario scrivere una legge che consentisse il prelievo di organi da persone che si trovano con il cuore battente ma con danni cerebrali irreversibili e quindi in una condizione di morte cerebrale. Dopodiché dopo il trapianto di rene partì il trapianto di fegato, successivamente fu il trapianto di cuore e il trapianto di polmone. Quindi la storia dei trapianti in Italia è stato si è sviluppata tra gli anni 66 e gli anni 70-75. In questo periodo vi è stato
una crescita della trapiantologia che è stata anche favorita dal fatto che i risultati dei trapianti sono diventati assolutamente affidabili dopo gli anni 80 con l'introduzione della ciclosporina e quindi vi è stato un proliferare di centri trapianti nel nostro paese e oggi il nostro paese dispone di un numero più che adeguato di centri trapianto di rene, di fegato, di cuore e di polmone. I risultati della nostra trapiantologia sono assolutamente ottimi e paragonabili a quelli che si ottengono in altri paesi. Uno dei problemi legislativi che noi abbiamo è il fatto che oggi in Italia stiamo iniziando adesso, ma negli ultimi 10 anni questo è stato un progresso che è avvenuto in altri paesi, intendo negli Stati Uniti e in Europa, utilizzando organi da donatori deceduti a cuore fermo, con il cuore fermo, quindi non più organi a cuore battente con pazienti in morte cerebrale, ma da organi prelevati da pazienti in morte cardiaca, quindi con il cuore che non batteva più. A questo punto, in questa condizione, uno deve stabilire, primo, la persona è certamente morta e quindi è possibile pensare a un prelievo in queste condizioni quando si è messo in atto tutte le procedure rianimatorie per un tempo adeguato, in genere 30-45 minuti di massaggio cardiaco. Se dopo questo periodo non si ha una ripresa dell'attività cardiaca, è ragionevole pensare che vi siano delle condizioni irreversibili nel danno cardiaco e quindi può essere accertata la morte cardiaca. Morte cardiaca che viene accertata con una registrazione elettrocardiografica per dimostrare il silenzio elettrico, cioè una linea piatta che dimostra che il cuore non si sta più contraendo in modo efficace. Il punto fondamentale è quanto tempo dobbiamo effettuare questa registrazione, perché nel momento in cui il cuore non batte, gli organi non sono più perfusi. Se gli organi non sono più perfusi, l'ossigeno non arriva agli organi e gli organi iniziano a soffrire e a deteriorarsi. Quindi più tempo noi aspettiamo per mettere in atto le manovre di prelievo, minore può essere la qualità degli organi che noi preleviamo. E questo nel nostro paese ha rappresentato un problema perché la nostra legislazione prevede 20 minuti di accertamento di elettrocardiogramma piatto rispetto ai 5 minuti che in genere vengono utilizzati in altri paesi. La nostra è quindi una legislazione estremamente garantista, però è una legislazione che complica per il prelievo degli organi da questi donatori. Oggi vi è una nuova strada che si sta percorrendo, che è quella di utilizzare delle macchine di perfusioni, e si sta parlando di questo problema in questo congresso, che consentono quindi di, non dico rigenerare, ma mettere, ma consentono di controllare la vitalità dell'organo attraverso la perfusione e in alcuni casi, come per esempio nel fegato, di avere un miglioramento delle condizioni del fegato con una perfusione più prolungata. Quindi, nonostante questa difficoltà legislativa che noi abbiamo, queste nuove tecnologie certamente aprono la possibilità del trapianto da donatore a cuore fermo anche nel nostro paese.